Bentrovati cari fratelli e sorelle, con questo canto Jesus Christ, You Are My Life, questo canto molto bello che Giovanni Paolo II faceva cantare ai giovani durante le giornate mondiali della gioventù. Quindi in effetti questo canto è vero perché Gesù è la nostra vita, Gesù è il nostro tutto. Io oggi voglio continuare con quel proposito che ho iniziato qualche giorno fa, di leggere con voi la Sacra Scrittura, di leggere con voi la Bibbia in questo tempo estivo, e quindi ci vedremo spesse volte per leggere insieme il testo, non una lettura complicata con termini teologici difficili, ma una lettura semplice, una lettura chiara, una lettura profonda. E volevo iniziare con queste catechesi sulla parola di Dio, pensate, iniziando dall'Apocalisse, infatti è l'ultimo libro della Bibbia. Perché l'Apocalisse? Scelgo l'Apocalisse perché ha tanti simboli, una simbologia, quindi può attrarre un po' la nostra attenzione, può attirare il nostro cuore, perché sono descritte anche tante visioni che ebbe Giovanni l'Evangelista, e queste visioni sono delle visioni anche profetiche che riguardano la storia, che riguardano la Chiesa, ecco, che riguardano il futuro, che poi vanno anche interpretate queste visioni. Quindi inizio dall'Apocalisse un po' per attirare la nostra curiosità verso la Sacra Scrittura, anche perché l'Apocalisse è un libro un po' difficile, però ecco, si è spiegato, ecco, si può spiegare anche in modo semplice, e penso un libro che tutti quanti voi volete leggere, e quindi iniziamo da questo libro. Il termine Apocalisse deriva dal greco apocalipsis. Questo termine deriva da due parole, apo, che significa da, e poi da calipso, che significa nascondo. Quindi praticamente, tradotto diciamo dal greco in italiano, questo termine apocalisse significa gettare via ciò che copre, c'è qualcosa che copre qualcos'altro e noi lo togliamo via, quindi come se togliessimo un velo, quindi come se scoprissimo qualche cosa che è nascosto quindi alla nostra vista, però ecco, togliendo quel velo noi vediamo quello che c'è sotto. Quindi apocalisse significa appunto rivelazione, scoperta, come se noi scopriamo qualcosa di bello, uno disvelamento, quindi una rivelazione, no? Una rivelazione. Ma rivelazione di che cosa? Ecco l'Apocalisse. Certo, abbiamo cantato questo canto iniziale di commesso, tu sei la mia vita, Signore, è Gesù il centro della rivelazione, è Gesù perché è Lui il Signore. Quindi un po' anche la lettura dell'Apocalisse, in cui si rivela anche la persona di Gesù nella storia e nella vita della Chiesa, con la lettura dell'Apocalisse dovrebbe spingerci un po' ad amare Gesù, perché appunto è una rivelazione, ecco, dell'azione di nostro Signore Gesù Cristo nella storia, e quindi di cose anche che riguardano poi l'avvenire. Rivelazioni, vedete, sono delle rivelazioni profetiche, delle rivelazioni in forma di visioni. San Giovanni Evangelista ebbe delle visioni, e queste visioni un po' hanno dei contenuti simbolici che un po' rivelano Gesù Cristo chi è. Lo vedremo anche oggi nel primo capitolo dell'Apocalisse, anche la Chiesa, ecco, lo scontro anche tra il bene e il male, gli ultimi tempi, il giudizio di Dio finale. Quindi c'è un simbolismo forte. E quindi questo l'autore di cosa parla? Innanzitutto vedete, quindi parla di Gesù Cristo, ma parla anche della storia presente, parla di come affrontare la storia presente, di come evitare i pericoli, di come camminare verso Dio, e quindi ci sono dei simboli, ecco, che accompagnano tutte queste tematiche. Per questo vi dico una cosa subito molto importante: quando una persona legge l'Apocalisse, spesse volte non può fermarsi al
significato letterale, perché bisogna interpretare anche i simboli. Alcune volte, ecco, se non interpretiamo i simboli e prendiamo letteralmente, quello che c'è scritto, facilmente ne falsiamo il contenuto, ecco, dell'Apocalisse, come ad esempio fanno i testimoni di Geova che, leggendo l'Apocalisse la leggono, letteralmente. E commettono, ecco, dei gravissimi errori teologici. L'Apocalisse, vedete, è un libro che va interpretato, è un libro, in cui ci sono della simbologia e bisogna trovare il significato simbolico. Quando si parla di Apocalisse c'è questa paura un pochettino che nasce nei cuori, appunto perché l'Apocalisse ci riporta subito alla fine del mondo. L'Apocalisse uno dice ci proiettiamo già alla fine del mondo e quindi già uno ha paura quando si parla, dice l'Apocalisse. Però vedete che, ecco, nell'Apocalisse, non è che è solo trattato come argomento e con la fine del mondo, si parla della fine dei tempi, della lotta finale tra bene e male, da cui poi vince il Signore, però, l'Apocalisse tratta il cammino della Chiesa in mezzo alle difficoltà che le si presentano, nella storia che vive, nella sua missione. Le difficoltà che ha la Chiesa, ecco, nel portare a tutte le genti il nostro Signore Gesù Cristo. E quindi chi legge l'Apocalisse, anche legge la storia che vive, con tutte le difficoltà, anche con tutte le persecuzioni, però trova una forza per andare avanti ad annunciare Gesù Cristo. Quindi l'Apocalisse poi diventa anche un libro di speranza, un libro che è orientato anche a tutte le persone che anche soffrono a causa del Vangelo. Infatti sapete che nei primi secoli sono stati tanti martiri, perseguitati dall'impero romano, uccisi, eppure testimoniavano la fede fino alla fine. Quindi l'Apocalisse è un libro che ci invita a entrare nella storia e a testimoniare, quindi nella nostra storia, il nostro Signore Gesù Cristo. L'autore dell'Apocalisse, si presume che sia l'Apostolo Giovanni. Oppure la scuola giovannea attorno che poi nacque intorno a questo apostolo Giovanni. E Giovanni ebbe queste visioni che sono descritte nell'Apocalisse nell'isola di Patmos, quest'isola in cui lui venne esiliato a causa della fede, venne deportato lì durante la persecuzione di Domiziano. Nell'anno 95, e quindi un po' San Giovanni Evangelista, ecco, si pensa che avesse scritto anche queste visioni che ha avuto, che poi sono state anche un po' interpretate e anche messe insieme, ecco, dalla scuola giovannea, nell'anno 95 d.C. E quindi praticamente, quanti anni visse San Giovanni Evangelista, ecco, rispetto agli altri apostoli, ecco, San Giovanni Evangelista ebbe una vita lunga, e proprio, diciamo, al termine della sua vita ebbe questa rivelazione, queste visioni di Gesù che gli diede Gesù e quindi che lui poi scrisse. Lo scopo del libro, di questo libro, quindi è quello di dare forza alle chiese in quel tempo esistenti, alle chiese dell'Asia che facevano anche come centro anche ad Efeso. E l'Apocalisse, evidenzia appunto, le difficoltà in cui si trovavano le chiese, grandi difficoltà. Però ecco, in mezzo a queste difficoltà, Giovanni con queste visioni dava forza alla Chiesa per andare avanti e testimoniare fino in fondo la fede. Quindi vedete un po' l'Apocalisse, perché inizio con l'Apocalisse? Perché l'Apocalisse quindi è il libro anche della testimonianza dei cristiani. È il libro di coloro che ricevono forza dal Signore per testimoniare. Anche noi siamo Chiesa, anche noi possiamo essere perseguitati, anche noi possiamo affrontare situazioni difficili. Ecco, però l'Apocalisse ci dà questa forza, questo incoraggiamento di andare avanti. Quindi un libro che si apre alla speranza. E poi con l'Apocalisse, mette in evidenza una cosa molto importante, che è esempio il sacrificio, la rinuncia. Anche il martirio, sembrerebbero delle sconfitte, ma in realtà sono delle vittorie, degli eventi attraverso cui poi Gesù Cristo estende il suo regno. Ricordatevi quel brano, Sergio Nellino di Senapa non muore, non porta frutto, quindi se cade a terra non muore, non porta frutto, quindi
anche le sofferenze, con le persecuzioni della Chiesa, le fatiche, che sembrano di per sé anche una sconfitta, ma portano frutto e fanno espandere, ecco, poi la Chiesa in tutto il mondo. Poi c'è nell'Apocalisse, facendo una piccola introduzione prima di leggerla, nell'Apocalisse c'è anche un'azione liturgica, c'è una grande simbologia, ed è un libro anche liturgico che veniva letto nelle assemblee liturgiche, ecco, come vi dimostrerò, ecco, iniziando a leggere il libro. E mi sembra che, ecco, leggendo l'Apocalisse, ci sia di sottofondo una frase del Vangelo di Giovanni 16:33, quella frase di Giovanni, che Gesù disse: non temete, io ho vinto il mondo, io ho vinto, io trionfo. Infatti lo vedremo adesso nel primo capitolo dell'Apocalisse, che Gesù Cristo è descritto come colui che vince, il vincitore, io ho vinto il mondo. Allora c'è un sottofondo in tutta l'Apocalisse di Gesù Cristo, Signore, che vince il mondo, che guida la storia, che assiste la Chiesa, che è accanto a noi. Anticipiamo qualche cosa, San Giovanni descrive la Chiesa in quel tempo che poi era stata anche un po' decimata a causa di una persecuzione sanguinosa scatenata da Roma e dall'impero romano. Infatti l'impero romano, possiamo già leggere qualche cosa del testo, viene definito come la bestia. Come istigato da Satana, ecco, l'impero romano, per andare contro Gesù Cristo e contro il suo popolo. Leggiamo già ad esempio questo brano, Apocalisse capitolo 13, versetto 2 e 3. Dice: vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Cos'è queste 10 corna e 7 teste? Alcuni li interpretano anche come 10 corna, quindi che si oppone un po' ai comandamenti di Dio, 10 corna, e quindi va contro i comandamenti del Signore, e 7 teste sarebbero i visi capitali che porta avanti, e quindi che si oppone quindi al Signore. Questa bestia, dice, che era simile a una pantera, ebbe tanta forza, e tutta la terra fu presa d'ammirazione per lei, e andò dietro a questa bestia, che veniva ammirata, ecco. Questo è l'impero romano che si arrogava di essere il dominatore del mondo e voleva distruggere il cristianesimo che stava crescendo, e quindi c'è un po' l'Apocalisse, vi anticipo subito questo, presenta questa lotta continua nella storia, tra Gesù Cristo e coloro che sono gli anticristi, l'anticristo e i tanti anticristi che si oppongono a Gesù Cristo. Però alla fine il vincitore sarà Gesù Cristo, che annienterà il nemico e poi annienterà anche la morte. Quindi questo è un'introduzione che ho fatto per parlare un po' dell'Apocalisse anche in modo semplice. Adesso leggiamo però, ecco, leggiamo il primo capitolo dell'Apocalisse, poi andremo avanti per 2 o 3 volte ancora, parleremo dell'Apocalisse in modo che voi possiate anche un po' seguire e leggere il testo anche dell'Apocalisse, avendo in mano anche la Bibbia. Io vi ho detto l'altra volta di trovare la Bibbia di Gerusalemme, perché la Bibbia di Gerusalemme ha tante note, quindi ci può aiutare anche a riflettere su tante cose, ecco, che sono descritte. E quindi, ecco, poi vi invito anche a prendere una Bibbia, anche a leggere la Bibbia come la leggo io, poi la leggerete anche voi. Come inizia, ecco, l'Apocalisse? Inizia con queste parole: rivelazione di Gesù Cristo. Quindi rivelazione, abbiamo detto, Apocalisse significa rivelazione, togliere il velo. Rivelazione di Gesù Cristo, della persona di Gesù Cristo al centro, vedete? C'è l'amore verso Gesù che è il Signore. Infatti noi cristiani siamo coloro che amano Gesù, che hanno Gesù nel cuore. Questa è la fede. La fede è una persona, l'abbiamo detto tante volte, la fede è Gesù Cristo, e quindi Gesù Cristo che si rivela. Gesù Cristo che si rivela. Quindi inizia già con questo tono di solennità l'Apocalisse, rivelazione di Gesù Cristo.
che Dio gli diede per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al servo Giovanni. Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Quindi questo è proprio il prologo, l'inizio. Notiamo alcune cose in questo prologo. La prima cosa che notiamo è quindi che San Giovanni attesta ciò che ha visto. Quindi già subito c'è questa parola, visioni. Quindi l'Apocalisse racconta appunto queste visioni avute da San Giovanni che poi vengono spiegate, e quindi c'è tutta una simbologia, le cose che devono presto accadere, quindi che riguardano queste visioni, la storia presente, e riguardano anche il futuro, quindi le cose che devono accadere, quindi come si deve comportare la Chiesa nel mondo. E poi c'è la dimensione liturgica, infatti dice così: beato chi legge e beati coloro che ascoltano. Quindi quando c'è in genere una liturgia, quando noi durante la messa anche c'è uno che legge e poi tutti che ascoltano, quindi già nel prologo dell'Apocalisse inizia già questa dimensione liturgica, quindi ci proietta già nella dimensione liturgica, quasi vedremo un po' che l'Apocalisse ci proietta anche nella Santa Messa, no? nella Messa. E poi leggendo bene l'Apocalisse noi anche comprendiamo anche di più la Santa Messa, quindi beato chi legge e beati coloro che ascoltano. C'è questa dimensione liturgica di uno che proclama e l'assemblea che ascolta. Le parole di questa profezia, quindi l'Apocalisse, in fin dei conti che cos'è? È una profezia. Ma tutta la parola di Dio è profezia di per sé, però l'Apocalisse rispetto alla profezia si caratterizza dal fatto che vi sono delle visioni, quindi delle visioni che poi vengono interpretate. E subito, vedete, l'Apocalisse inizia con questa espressione: beato chi legge, beato. C'è una dimensione di beatitudine per chi legge, per questo noi leggiamo, perché noi leggiamo un libro che ci rende beati, che ci rende felici. Questo termine beato già ci riporta alle beatitudini, e quindi un po' ci fa capire che anche tutta l'Apocalisse è un annuncio di beatitudine. Quindi tutta l'Apocalisse praticamente diventa un messaggio di speranza, un messaggio di speranza per tutta la Chiesa. E quindi c'è una beatitudine: beato chi legge. Però diverse volte nell'Apocalisse c'è questo termine beato, beato, beato. Vediamo un po' questi termini, nell'Apocalisse c'è questa espressione beato. Dice qui la nota 1.3 del capitolo 1, versetto 3 della Bibbia di Gerusalemme, di andare a trovare dei riferimenti nell'Apocalisse di questa parola beato. E andiamo a trovare il primo riferimento, 14.13. Dice questo: beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Io vi sto leggendo, siccome dice il prologo, dice beati coloro che leggono, allora io sto trovando adesso un po' tutte le beatitudini che sono presenti nell'Apocalisse. È una prima beatitudine, capitolo 14, versetto 13: beati coloro che muoiono nel Signore, cioè beati coloro che muoiono nella grazia di Dio, beati coloro che muoiono con la fede, quindi beati coloro che conservano la fede, ecco, fino alla morte, anche fino al martirio. E poi dice, sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche. Questo ci fa ricordare anche quella preghiera, l'eterno riposo, no? Dona loro, Signore, cioè queste persone che hanno faticato sulla terra, che hanno dato la vita, che hanno mantenuto la fede fino alla fine, riposeranno in Dio dalle loro fatiche e avranno una grande pace nel paradiso, ma anche già in terra. E poi dice, perché le loro opere li seguono. Questa, diciamo, è la prima beatitudine. È la seconda beatitudine che è descritta ancora nell'Apocalisse. Leggiamone ancora qualcun'altra, capitolo 16, versetto 15. Capitolo 16, versetto 15. Ecco, questa beatitudine un po' riprende anche il Vangelo. Dice, ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante,
Beato chi è vigilante, quindi coloro che vigilano, coloro che pregano, ad esempio, coloro che aspettano il padrone quando deve ritornare, che poi giudicherà il mondo, quindi anche una beatitudine questa. Coloro che sono vigilanti si mantengono fedeli perché sanno anche che Gesù viene come un ladro, e quindi poi viene a giudicare tutti, e quindi noi ci dobbiamo trovare pronti ad accogliere anche Gesù che quando lui verrà. E poi ancora 19:9, vediamo qui, sto prendendo la Bibbia di Gerusalemme, poi potete anche prendere la Bibbia di Gerusalemme e poi leggere anche questi versetti. Apocalisse, versetto 19:9, dice così: allora l'angelo mi disse, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Bellissima questa espressione, beati. Un po' questo già ci riporta nella dimensione liturgica. E infatti vi ricordate, questo secondo me anche deriva un po' dalla liturgia, vedete, prende anche molti aspetti, ecco, che riguarda l'Apocalisse. Il sacerdote dice: beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco qui l'Apocalisse, versetto 19, capitolo 19, versetto 9, dice: beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello, no? Quindi un po' questa beatitudine che è presente nell'Apocalisse, a cui si riflette poi nella Santa Messa. E quindi un po' l'Apocalisse, quello che vi dicevo all'inizio, un po' anche l'Apocalisse ci invita a entrare in una dimensione liturgica, in una dimensione liturgica vera, e quindi a partecipare con gioia, a partecipare intensamente all'Eucaristia, no? Alla Santa Messa. Quindi ecco, l'Apocalisse poi ci spinge a vivere bene anche tutta la liturgia solenne anche che noi viviamo durante la Santa Messa. Prendiamo anche ancora altri brani che riguardano un po' la beatitudine riguardanti nell'Apocalisse. Andiamo sempre al capitolo 22, dice qui la nota, versetto 7 e versetto 14, capitolo 22, è l'ultimo dei capitoli, versetto 7, ecco questa beatitudine. Ecco, io verrò presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Ecco, io verrò presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Quindi un po' questo è un invito a custodire la parola di Dio. E poi ancora, versetto 14, capitolo 22, dice: beati coloro che lavano le loro vesti. Un po' questo già c'è anche un accenno, un po', secondo me, anche al sacramento della confessione, appunto perché noi ce laviamo l'anima con la confessione, no? E ci purifichiamo dai peccati. Infatti dice: beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte della città. E poi ci sono evidenziati alcuni che non entreranno nel regno di Dio per i loro peccati, quindi un invito anche a chiedere perdono. Infatti dice: fuori i fattucchieri sono fuori, i maghi, tutti sono fuori dalla grazia di Dio, gli immorali, tutte le forme di immoralità, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Quindi in questo brano, un po' della beatitudine contenuta nell'Apocalisse, c'è un invito anche a purificare, quindi un invito a purificare la nostra anima per essere beati, un invito a partecipare alla Santa Messa, a vivere bene la liturgia della Messa, e quindi un invito a rimanere fedeli, a rimanere forti e fedeli anche nelle tribolazioni. Ma andiamo avanti, abbiamo letto i primi tre versetti, andiamo avanti, leggiamo adesso dal versetto 4 al versetto 8. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà,
e anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ecco, diciamo qualche parola su questi versetti 4-8. Dice Giovanni alle sette chiese. Le sette chiese erano le chiese che erano presenti in Asia. In queste chiese presenti in Asia c'era il vescovo nominato appunto dalla chiesa, e poi c'era tutto il popolo di Dio, come anche oggi ci sono le diocesi con il vescovo e tutto il popolo di Dio. E geograficamente in quel tempo vi erano appunto queste sette chiese. Questo era anche un po' un linguaggio un po' simbolico, queste sette chiese che rappresentano un po' tutte le chiese sparse nel mondo, che facevano poi capo a, geograficamente un po' in quel tempo ruotavano intorno ad Efeso, E poi dice quindi Giovanni alle sette chiese, quindi un messaggio alle chiese, un messaggio quindi a tutta la chiesa, ma alla chiesa non solo di quel periodo, un messaggio alla chiesa di tutti i tempi. E poi dice grazia a voi e pace, vedete questo saluto anche liturgico, no? La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi, dice il sacerdote all'inizio della messa, anche qui grazia a voi e pace. E poi dice pace da colui che era e che viene. Questa espressione, colui che è, che era e che viene, ci riporta al libro dell'Esodo, al libro dell'Esodo 3, quando Gesù davanti a Mosè nel roveto ardente parla e dice il suo nome, dice io sono colui che sono, io sono colui che è, sono colui che era, sono colui che sarà, sono colui che viene in mezzo a voi, che è con voi, che poi è Gesù Cristo, no? Gesù Cristo che viene in mezzo a noi. Poi c'è una menzione qui dei sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Alcuni rappresentano questi sette spiriti, alcuni come lo Spirito Santo, no? Che sta intorno al trono di Dio, altri interpretano questi sette spiriti come i sette arcangeli. Voi sapete che noi sappiamo dalla Bibbia che esistono, cioè dalla Bibbia sappiamo il nome di tre arcangeli, San Michele, San Gabriele e San Raffaele, però qui dice i sette spiriti, quindi alcuni teologi affermano che possibile, ecco, che esistano sette arcangeli. Sette arcangeli sono gli angeli più vicini al trono di Dio, quindi i sette spiriti che stanno davanti al trono di Dio. Poi è da Gesù Cristo, quindi si nomina di nuovo Gesù Cristo, che viene definito il testimone fedele. Il testimone fedele ci riporta un po' a tutte le profezie un po' dell'Antico Testamento che riguardano Gesù Cristo, la profezia fatta a Davide. E quindi Gesù Cristo che è il sì di Dio, che ha compiuto la piena volontà di Dio, testimone fedele, colui attraverso cui Dio opera la salvezza del mondo. E poi ancora il primogenito dei morti, il principe del re della terra. Vedete che inno bello che si fa al Signore, a colui che ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati. Cioè tutta l'Apocalisse è come un inno di lode a Gesù Cristo. Quindi noi leggendo questo libro è come se facessimo un inno di lode meraviglioso al Signore, che ci ha liberati con il suo sangue. E poi ancora dice che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio. Un regno di sacerdoti, che significa questa parola? Lo possiamo interpretare anche alla luce del Concilio Vaticano II, in cui si parla del sacerdozio comune dei fedeli. Che cos'è questo sacerdozio comune dei fedeli? Cioè tutto il popolo di Dio, tutti i battezzati, sono uniti profondamente a Gesù Cristo e offrono a Dio, ecco, la loro vita, offrono a Dio le loro azioni. Il sacerdote è colui che offre a Dio, no? Che soffre sacrifici a Dio. E quindi un po' questo sacerdozio, questa parola sacerdozio, regno di sacerdoti, vuol dire che il Signore vuole creare la Chiesa come un regno di sacerdoti, nel senso di persone che offrono la loro vita a Dio come un'ostia vivente. E quindi c'è questa dimensione, vedete ancora questa dimensione liturgica che un po' ci riporta anche al battesimo. E poi dice ancora, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Poi c'è una menzione alla seconda venuta di Gesù, quindi al giudizio universale. Ecco, viene sulle nubi, ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Quindi che significa questo? Significa che alla fine del mondo Gesù Cristo si presenterà
come giudice, come signore della storia, e tutti coloro che sono stati del Signore si rallegreranno in Lui, e tutti coloro che invece non sono stati con il Signore tremeranno di spavento, perché non hanno amato Gesù, perché Lui verrà a giudicare la storia, a giudicare le persone. E poi dice: io sono l'Alfa e l'Omega, quindi il principio e la fine, colui che viene, l'Onnipotente. Un po' questo brano, subito all'inizio dell'Apocalisse, ci proietta quindi a Gesù Cristo, e poi ci proietta a Lui che sarà giudice alla fine dei tempi. Quindi questo è anche un invito a tutti noi a essere di Gesù già fin d'ora, no? Noi dobbiamo appartenere già a Gesù, appartenere a Lui. Ecco, significa diventare liberi, perché Gesù poi ci invita ad amare, Gesù ci dona il suo regno d'amore, quindi un po' alla fine dei tempi ci sarà poi quella divisione tra coloro che hanno cooperato quindi al regno d'amore di Gesù sulla terra e coloro che sono stati quindi con Cristo e coloro che invece che si sono opposti al regno di amore di Gesù sulla terra sarebbero poi gli anticristi. Quindi ci sarà questa divisione. E poi dirà ai giusti: venite benedetti del Padre mio, e poi ai cattivi: andate via maledetti nel fuoco eterno. E quindi un po' questa l'Apocalisse ci proietta già poi alla fine dei tempi, a Gesù che sarà giudice dei vivi e dei morti. Quindi vedete, Gesù sarà anche il giudice della nostra storia, sarà giudice della nostra vita, ma un giudizio d'amore quello di Gesù, perché Lui ci ama e ci spinge ad amare. Per questo, ecco, viviamo bene la nostra vita con il Signore fin d'ora, per essere felici, no? E poi per meritare, per avere poi il paradiso e la vita eterna. Andiamo avanti. Adesso quest'ultimo brano, ecco, che vi leggo dal versetto 9 al versetto 20, è sempre, diciamo, la prima parte, è come una visione preparatoria. Vi ho detto già che San Giovanni ha avuto delle visioni, e questa visione è come una visione preparatoria poi di tutta l'Apocalisse. Quindi è proprio l'input, ecco, dell'Apocalisse, una visione iniziale di Gesù Cristo che viene descritto come San Giovanni vede Gesù Cristo. E vediamo cosa dice. Allora: io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, quindi fratello, ecco, nella fede, compagno nella tribolazione perché appunto soffriva, però nella costanza, ecco, nella perseveranza, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Quindi era esiliato in quell'isola, e anche soffriva anche in carcere, chissà, condannato anche forse anche a lavori forzati, quindi un tempo di tribolazione, di forse, però lui, ecco, portava avanti la testimonianza di Gesù. E dice così: rapito in estasi, su quest'isola San Giovanni viene rapito in estasi, e nel giorno del Signore, il giorno di domenica, la domenica è il giorno del Signore, quindi vedete che come c'è questa insistenza liturgica, no? Anche nell'Apocalisse. Udii dietro di me una voce potente come di tromba che mi diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e all'Laodicea. E quindi, ecco, dice, scrivi le visioni, ecco il contenuto dell'Apocalisse, tutte queste visioni di Giovanni che poi vengono descritte e poi devono essere mandate a tutte le chiese. E quindi questa è la prima visione di Giovanni, quindi ecco questa prima visione, adesso la vediamo, è un po' la visione anche fondamentale dell'Apocalisse, dell'inizio dell'Apocalisse. E vediamo questa visione di Giovanni, cerchiamo anche di spiegarla. Dice: come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri d'oro. Quindi dobbiamo vedere che significano questi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai candelabri c'era uno simile a un figlio d'uomo. Questo è Gesù Cristo, no? Quindi già vi anticipo che i sette candelabri sono le sette chiese, no? Le sette chiese, quindi sette candelabri sono le sette chiese.
simile figlio d'uomo, appunto Gesù Cristo, in base anche alla profezia di Daniele 7, Gesù figlio dell'uomo, giudice della storia. Vidi uno simile al figlio d'uomo, però vediamo come lo descrive, come si presenta Gesù in questa visione. Allora, Gesù si presenta a San Giovanni con un abito lungo fino ai piedi. L'abito lungo fino ai piedi, se voi vedete ecco la nota della Bibbia di Gerusalemme, è scritto che rappresenta il sacerdozio, quindi Gesù che è il pontefice tra cielo e terra. Quindi l'abito lungo fino ai piedi indica appunto questa dimensione di collegamento tra cielo e terra, in quanto lui è vero uomo, è vero Dio. Poi, cinto al petto con una fascia d'oro, dice la nota della Bibbia di Gerusalemme, che rappresenta la sua regalità. Quindi rappresenta la sua forza, la sua potenza, rappresenta colui che vince, rappresenta colui che trionfa, non solo per sé, ma trionfa anche nella nostra vita, vuole trionfare nella nostra vita. Poi ancora, dice qui, i capelli della sua testa erano candidi, capelli candidi, simili a una lana candida come neve. Che significa questa simbologia? Significa praticamente l'eternità. Un po' i capelli bianchi, come è anche descritto nel Daniele capitolo 7 versetto 9, rappresentano anche l'eternità, e quindi lui che è eterno, lui che non è stato creato, come diciamo anche nel credo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Poi ancora, vediamo ancora questa descrizione. Aveva gli occhi fiammeggianti, come fuoco. Quindi occhi fiammeggianti come fuoco. Questi occhi fiammeggianti come fuoco indicano la scienza divina, cioè lui che è Dio e che vede tutto, che sa tutto, colui che vede e che sa, che sa tutto, fiammeggianti come fuoco, quindi che nulla è nascosto a lui. Gesù scruta tutto, scruta i nostri pensieri, ascolta le nostre parole, vede i nostri comportamenti, e quindi nulla è nascosto davanti al suo sguardo. Siamo tutti sotto lo sguardo di Gesù e non possiamo fuggire. Come dice anche quel salmo, vi ricordate? Dice: dove fuggire, Signore, dalla tua presenza? Dove possiamo fuggire? Non possiamo fuggire, nasconderci. Alcuni possono commettere anche tanti peccati pensando di nascondersi da Dio, ma Dio sa, e Dio vede tutto, Dio sa tutto, no? Dio sa anche tutto il male che c'è nel mondo, quindi occhi fiammeggianti come fuoco. Poi ancora, dice, i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo. Quindi questo bronzo splendente indica un po' la stabilità. La stabilità, purificato, quindi indica la stabilità, colui che è forte, la roccia. Quindi un po' già un invito a costruire la nostra vita su di lui, che è la roccia, per non cadere, per costruire la nostra casa, ecco, sulla roccia che è lui, perché non venga distrutta. Quindi la stabilità, se noi vogliamo un po' di stabilità in questa vita, dobbiamo, ecco, appoggiarci a Gesù e stringerci a lui. Come pietre vive, no? Intorno alla pietra angolare, come dice poi anche la lettera di Pietro, quindi la stabilità. Poi ancora, i piedi avevano quindi l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo, dice la nota della Bibbia di Gerusalemme. Per questo vi invito a prendere questa Bibbia, perché così poi nelle note ci sono dei commenti anche molto utili. Dice il commento, dice: la sua maestà è terrificante. Splendore nelle gambe, nel volto, potenza della voce, e poi è quindi una maestà che ha questo figlio dell'uomo, che ha Gesù Cristo, una potenza immensa, quindi perché lui è colui che viene poi a giudicare il mondo. E poi dice che tremeranno di spavento davanti a lui, come dice il libro della Sapienza, coloro che hanno fatto il male. Poi ancora, la voce era simile al fragore di grandi acque. La voce simile al fragore di grandi acque, quindi una voce potente, una voce melodica, una voce che ti conquista, no?
come anche scritto questa voce simile al fragore di grandi acque nel libro del profeta Ezechiele, versetto 40, capitolo 43, versetto 2. E poi dice, nella sua destra teneva sette stelle. Ecco, le stelle, poi abbiamo detto che le stelle, i candelabri, un po' rappresentano poi le diocesi con il vescovo, no? Quindi un po' per dire che ecco, in tutte le diocesi, ecco, Gesù dalla grazia teneva nelle sue mani, nella mano destra. E quindi Gesù dà la grazia a tutte le diocesi, perché è un po' la dimensione anche di persecuzione, di ostilità, di fatica, avviene in tutte le diocesi. Per questo poi alla fine, ecco, l'Apocalisse è un libro che si riferisce anche a noi, alla nostra diocesi, a tutti coloro che lavorano per il regno di Dio. E poi ancora, dalla bocca gli usciva una spada affilata, a doppio taglio, quindi questa spada affilata indica un po' la parola, la sua parola, è la parola che è una parola di misericordia, ma nello stesso tempo anche una parola di giudizio, e quindi c'è anche un invito anche ad emendare la nostra vita alla luce quindi della parola di Dio. E poi ancora, il suo volto somigliava al sole quando splende, in tutta la sua forza. Il suo volto somigliava quindi al sole. E quindi sapete che Gesù Cristo è paragonato al sole, no? Il sole della vita. E quindi vedete che espressioni belle riguardanti Gesù, perché vedete, di per sé con la bellezza di Gesù sarebbe anche indescrivibile, però attraverso questa visione, ecco, Giovanni ci dà questa simbologia, ecco, per dire qualcosa di meraviglioso riguardo a Gesù. Ve l'ho detto che è un inno di lode, l'Apocalisse, un inno liturgico, possiamo dire così, a Gesù. Ecco, vi rileggo queste affermazioni riguardo a Gesù, Gesù risorto sarebbe, avuta da Giovanni. Questa è la prima visione che abbiamo cercato un po' di spiegare. Allora, vediamo qui. Uno simile al figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi, cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel tuggiuolo. La voce era simile al fragore di grandi acque. Nella destra teneva, ecco, sette stelle. Dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio, e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. Vedete che maestà. San Giovanni scrive questa visione, una visione meravigliosa, al punto che, se andiamo avanti nella lettura, dice San Giovanni che appena lo vidi, dice San Giovanni, io caddi ai suoi piedi come morto. Quindi caddi ai suoi piedi come morto significa che San Giovanni si prostrò a terra, ai suoi piedi in adorazione, un po' questo atteggiamento anche noi che dobbiamo avere verso Gesù, adorare Gesù, cadde ai suoi piedi come morto, adorare Gesù in ginocchio. Alcuni, pensate, fanno anche adorazione anche prostrati a terra, completamente a terra di Gesù, perché la sua maestà è grandissima. San Giovanni cadde proprio ai suoi piedi come morto, quindi in un atteggiamento anche di adorazione totale, di donazione totale di sé a Gesù. Però dice questo brano ancora dell'Apocalisse, versetto 17: egli, posando su di me la destra, mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Quindi un po' allora, questa visione praticamente poi è chiarissimo che è Gesù risorto. Gesù risorto, che è quello che era morto e vivo per sempre. Quindi c'è la descrizione del Kerigma: Gesù morto e risorto per noi, e ha potere Gesù sulla morte, sugli inferi, e quindi lui può far sì che anche le anime quindi salgano in paradiso. E poi dice ancora, versetto 19: scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. E quindi un po' scrivi queste cose, queste visioni, ecco, per dare, ecco, soprattutto consolazione, speranza a tutte le chiese, no? A tutte le chiese. Infatti poi c'è la menzione delle chiese,
Dice: questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Ecco, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, le sette lampade sono le sette chiese. Quindi le sette stelle sono gli angeli. In questo caso c'è anche una simbologia. Gli angeli della Chiesa praticamente rappresentano i vescovi che sono paragonati, ecco, nell'Apocalisse a delle stelle che praticamente riflettono, ecco, su tutta la diocesi la luce del Signore, riflettono la luce del Signore. Le sette stelle sono gli angeli, quindi i vescovi delle sette chiese, e le sette lampade sono le sette chiese. E quindi vedete, poi l'Apocalisse, ecco, continua, abbiamo letto soltanto il capitolo 1, continua con dei messaggi che San Giovanni Evangelista dona a tutte queste sette chiese, a tutte queste sette chiese che ruotavano un po' intorno ad Efeso, che questo lo vedremo poi nella prossima volta, penso domani, ecco, anche domani stesso continueremo la lettura dell'Apocalisse, in modo che con questo tempo estivo, ecco, leggiamo più o meno quasi ogni giorno un po' di Sacra Scrittura per innamorarci della Sacra Scrittura. Oggi abbiamo visto quindi il primo capitolo dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ecco, che il Signore ci benedica tutti, ci faccia innamorare di Lui, e attraverso la lettura anche di questo libro dell'Apocalisse, ecco, anche noi abbiamo quasi anche una rivelazione. Sapete che Apocalisse, abbiamo detto, significa rivelazione, quindi uno svelare il mistero, in qualche modo, ecco, il mistero di Dio. Quindi leggendo questo libro dell'Apocalisse noi possiamo far emergere dentro di noi la bellezza di Gesù Cristo, nostro Signore, e poi spogliarci anche delle opere del male per essere totalmente Suoi. Ecco, al termine di questa breve catechesi, ecco, sul primo capitolo dell'Apocalisse, ecco, volevo dire anche con voi adesso un Ave Maria e vi do una santa benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione della Beata Vergine Maria e anche dei santi Pietro e Paolo, patroni della nostra diocesi, di cui oggi anche ricorre la solennità, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Buon cammino.